tua madre che ti viene a prendere a scuola un'ora prima dell'interrogazione più difficile, raga, pare di leccare la buccia di melone. Neanche, di più. Cioè, sa più di melone questo che il melone. Bel buongiorno. Con uno schiaffo, ma un bel buongiorno. I gombini, sai cosa sono? Perché ormai li abbiamo visti in tutte le salse. Quello che forse ti manca, quello che forse ti serve se fai l'università spiantata a Tokyo, è una guida ai gombini. Grazie al like, grazie al commento, grazie al follow, grazie di essere te. Andiamo a esplorare i gombini, dividendo la giornata in colazione, pranzo, merenda, cena, parte schimicata, famosi in tutto il mondo, centrali nella vita quotidiana in tutta l'Asia, perché proprio in Giappone sono diventati una succursale di casa tua per i residenti e il tempio dell'acquisto ossessivo compulsivo per noi turisti. Le risposte sono tante e accompagnarci in questo viaggio avremo due persone belle. La prima la conosciamo, è Andrea. Ciao. Allora, di base questo qua è un dosu in 100 yen. È uno dei più rari, tra virgolette, da trovare, non si trovano spesso a giro. La particolarità è che tutto costa 100 yen. Colazione uno si vuole sfondare pagando poco, magari. Da Lawson ti ci ho portato per questo. Come onigiri qua io ti consiglio il classico senza niente, proprio per fare una colazione energetica, botta e va. Andrea ci viene in soccorso e ti fa vedere la roba più bellina da prendere, cioè... un melon pan e un chocolate chip. Qua dentro è una scelta azzeccata. Per il resto, se vuoi risparmiare ancora di più e vuoi provare qualcosa di nuovo, cerca il bollino 20 yen così. A sto punto, per colazione veloce e indolore, il pan che arregola marmellata. Attenzione però, che in Giappone tutto è molto più dolce, sappiatelo. Una volta usciti, all'angolo a fianco ti siedi, semplicemente. L'onigiri di Dawson, con l'alga un po' molliccia perché non è protetta con la plastica del resto dell'onigiri, è un po' così, ma... per me Lawson lo prendi per altro. È proprio un pastrocchione. In questa guida però Lawson lo mettiamo proprio per la botta. Anche loro che sono costate? 100 yen più l'IVA. No, questi erano 130 yen, scusami. Sono tipo un 80 euro. 80 centesimi, 90. La bellezza di loro è che avendone uno a disposizione di tostapane potresti tostarli, vengono ancora meglio. E poi quando si è bambini, con la marmellatina che esce dal pane bianco. Con un forte ritorno di sapore burrato, sono energetici e perfetti per mangiare mentre si passeggia. Anche se in Giappone in realtà... non si può. In Giappone non è educato. Dagli onigiri di Lawson 100 yen per la simpatia, loro per la bontà. Ora i melon pan. E prima due chicche su Lawson che ti possono servire. La prima è che Lawson comunque è una catena molto più piccolina rispetto ad altre, almeno il Lawson 100 yen, da non confondere con Lawson classico. Sono due cose diverse. È sicuramente meno fornito e ha cose un po' più di nicchia per molti aspetti rispetto a un Family Mart o un 7-Eleven fornito proprio costantemente di cibo. E questo qui profuma leggermente, evoca idee di cioccolato, ma noi te lo consigliamo perché è veramente, dimmi un sinonimo di violento, proprio forte, rabbioso, rabbioso. La cosa che mi fa imbestialire di lui è che è un po' tozzo, è un po' secco. Se non fosse per questo è veramente lo snack, la pausa dolce che ti dedichi in 30 secondi. Costa poco, è funzionale. Tra tutti i reparti bakery di Lawson, che comunque noi non ti consigliamo, lui è l'unica cosa che salverei. E siamo qua, 7-Eleven, aperto 50 anni dopo il primo 7-Eleven aperto nel mondo, che mi sembra fosse in Texas. Oggi il Giappone ne ha 20.000. È qui nel reparto sempre caldo che c'è il nostro tè preferito, il Kirin al limone. Sicuramente notiamo che rispetto al Lawson 100 yen di prima c'è un po' più di scorta eventualmente delle varie scelte e già ci sono almeno le traduzioni basiche in inglese di cosa c'è all'interno dell'onigiri, cosa che non spesso si trova a giro. Curry bread caldo, guarda com'è paffuto, fatelo scaldare. E costa? 160 yen, un euro. Un euro. E eccolo in tutta la sua gloriosa possanza. Devo farti questa cosa, lo sai anche tu? C'è un po' di emozione, provi un po' di emozione dentro, anche Andre sta annuendo. Sì. Oh, guarda, io... non so che questa è roba schimicona. Ti ricordo che la maggior parte dei ventenni, dei giovani giapponesi, sino ai 30, mangia solo i combini, eh? Solo. Vive solo di combini. La funzionalità è essenziale qua in Giappone. Con il contesto giusto te lo puoi godere. Particolarmente apprezzabile, fuori, la crosticina croccante, che ti riesce a dare una texture tutta diversa al cibo. E poi la componente curry è importante. Un buon curry
un buon curry industriale, si sente rispetto a un altro. Questo c'ha quella piccantezza in bocca giusta per darti veramente una bella spinta, un bel buongiorno, con uno schiaffo, ma un bel buongiorno. Tu madre che ti sveglia al liceo, che non va tanto per il sottile, però le vuoi bene. Momento bevanda. Ti consigliamo il tè caldo, perché anche questo deve essere energizzante come obiettivo, quindi il Kirin al limone, oltre ad avere comunque la sua bella botta di zucchero, mestoli così, quando stavi male da bambino e tua nonna ti portava la pentola di tè caldo, non so se hai avuto questa esperienza, ma il sapore che sentivi era questo, che ti scioglieva qualsiasi catarrata brutta tu avessi tra naso e gola. Non so, mia nonna da piccolo mi portava la grappa se stavo male. Tua nonna da piccolo voleva farti fuori. Probabile. La quantità giusta di tè che tu vorresti la mattina per fare colazione. Ultimo consiglio, fai sempre attenzione alle edizioni stagionali nei combini. In questo caso il tè è Winter Edition. Per certi prodotti il sapore cambia, per altri non in maniera così sostanziale. Però la stagionalità in Giappone è tanto importante. La dieta dei monaci buddisti giapponesi, la Shōjin Ryōri, riteneva fondamentale la stagionalità. E questo fattore poi è stato assorbito dalla cultura giapponese. Consigli per la colazione finiti? Noi ora ci vediamo a pranzo. Andiamo? Guarda che bello il distributore della Kirin. Ti devi sempre ricordare che io ho il disturbo d'attenzione. A pranzo andiamo in uno dei combini più rari in realtà, però anche di uno dei più particolari. Si chiama Daily Yamazaki ed è di proprietà della più grande ditta di prodotti da forno del Giappone, Daily Yamazaki. E ecco dentro i nostri obiettivi. T'ho portato qua perché ci sono sia dolci che salati naturalmente. Pranzo immagino che vuoi qualcosa di più sostanzioso. I panini con le crocchette di pollo e di patate, che ci sono di diversi tipi. E se sei una persona particolarmente violenta, anche il similtaco di maiale e verdure. Per dolce che ci servirà dopo il melon pan classico o quello al burro. Che tu sia da piattone, che tu sia da snecchini, mo ci serve la portata principale. Snecchini è una parola orribile. E qua, da Yamazaki, secondo me fanno delle bento stupende. E ecco le bento box. Quella che piace tanto a me è questa qua, col salmone. Però naturalmente pure quelle con le proteine fritte a stecca, perché sì, bisogna sta rota di sta roba. Presa tutta sta roba, bisogna mandarla giù, quindi ci serve una bevanda. Io per pranzo, anche per provarli la prima volta, ti consiglio o Kalpis o Mitsuya Cider. O uno dei miei combini preferiti. Soprattutto se vuoi fare un pranzo, non ti sto di sano, ma che ti possa ricordare un'idea. E poi il combini lo vedo come quello un po' più elegante, capito? Il Carrefour contro l'Eurospin e il Penny, così. In totale, sto pranzo ci è costato 8,38 euro. E non si mangia per strada in Giappone, sì, ma dobbiamo trovare un posto dove farlo, quindi che io vedi. Allora, bella persona, innanzitutto rimani ferma. Taco, mi fa ridere chiamare sta cosa Taco, ma Taco. Mo, io ti faccio vedere una cosa orribile. Perché questo incrocio demonico tra una tortilla e un taco dentro, no, c'ha questo, i bambini giapponesi sono troppo belli, c'ha questo ragù verdure maiale, ma c'ha la parte più importante in mezzo, cioè un giustrone super chimico, brutto da vedersi, con quel retrogusto piccante, con quelle proteine che ti danno la botta corretta, si può fare un pranzo tra il leggero e lo zozzissimo, perché te prendi un paninetto, te prendi questo, una bevanda e hai fatto, cammini per 8 ore. Questo è il motivo per cui questa cosa, questo abominio in guida, efficiente, efficace. Quasi tutti i dolci e gli snack salati giapponesi hanno l'esterno spalmato, può essere maionese, burro, tipi di olio, qualsiasi cosa. Quindi in casi come questo l'esterno può essere anche frittatato, hai dei sapori che vanno dall'uovo al latte. Molto particolare. Mo passiamo a lui. Ho preso il croissant versione doppia crocchetta. Anche questo di una violenza inaudita. Godzilla che te cammina sopra casa. Guarda quant'è cotto. No, a parte che non posso sporcare perché poi mi sento in colpa, ma non posso sporcare. Arrivano 7 guardie, 54 personale da SWAT, i Power Ranger. Come vedi, anche la frittura della doppia crocchetta è invitante rispetto ad altri, non a tutti, ad altri combini, rispetto a prodotti più commerciali. Non sembra brutto, non è quello dell'autogrill, scemo. Mi manca l'Apollo, lo sai? Mo che ho detto sta cosa, mi manca l'Apollo. Certe notti, soprattutto ragazzi, ma se sta allenando alle Olimpiadi, è fortissimo poi, passa sempre. Vai col morso. Oh, no, non lo so, a me, ma posso farti sentire? Quando mai lo trovi un cornetto con le crocchette confezionato che c'ha sta cottura bella? Abbiamo queste simili corocche di patate con una salsa tra il barbecue
anzi no, una salsa barbecue molto sul dolciastro però. La composizione della patata è purè, anche se ci sono pezzi più grossolani di patata in mezzo, e la frittura è, per un prodotto commerciale, candida, perfetta. E mo, becca. Qui c'è il salmone, ho detto le verdure, ma anche per esempio un'altra crocche. Metti che te va, ti prendi il tuo riso, il salmone e te la mangi. Naturalmente rispetto a una bento buona che ti vuoi mangiare in un ristorante non è niente, però anche solo fare così ti mette un'allegria addosso che non è da sottovalutare, eh? Soprattutto questa è la guida, guarda il fungo, è la guida al cibo dei bambini, e devi sempre ricordarti che deve essere funzionale e nutriente. In un avvento del genere, in un contesto del genere, è una manna dal cielo, una salvezza. Tua madre che ti viene a prendere a scuola un'ora prima dell'interrogazione più difficile, va bene così. Una gioia. Ho mangiato altri bento sti giorni in altri combini per fare sto video, e c'ho tutti i piccioni intorno. Ho trovato delle cose spaventose. Uno dei melon pan da combini con il profumo migliore è, credo, il miglior combini dove prendere prodotti da forno. Anche per la storia che ti ho raccontato, ma lo dimostra. Dimostra le sue origini. Di questo melon pan mi piace che è nuvola. Pare un panettone. L'interno, in particolare di quello al burro, è troppo morbido. Questo è una di quelle cose che non sono in guida per la funzione di essere in guida, mangiare a poco, veloce. Questo è in questa guida perché è proprio buono. Non so tanto i loro melon pan, che sono comunque buoni, ma questo, quello al burro. Buona molasse. Lo strato interno di burro comunque è poco più di un velo. Non troppo per somagarti, abbastanza per fartelo gustare in bocca. Ti avvolge il palato e ti permette veramente di avere anche una sensazione posteriore. Degustazione, veramente piacevole. C'ha una capacità di intingerti nell'olio motore le dita che poche cose al mondo. Probabilmente sia adesso ste mani. Vado sulla panchina e le stampo così sul legno, rimangono le impronte digitali. Ma è un prezzo che sono disposto a pagare. C'è una merendina che è commerciale, industriale, ma ti piace. Poi figurati, ci sta tutto il carico emotivo sulle merendine, roba che ti porti indietro dall'infanzia. Pronti per la merenda? Oh yes, oggi 7-Eleven. Sì, dobbiamo prendere una cosa al 7-Eleven e una cosa a un altro combini. Quindi anche questa merenda sarà in due parti. Doppietta. E ci siamo. Io non so se effettivamente ti sta venendo fame a vedere la guida definitiva del combini, ma a me piace troppo. Per quanto sia comunque cibo funzionale, anche questo c'ha il suo contesto, anche questo c'ha le sue bellezze. Dobbiamo prendere il miglior snack per la merenda possibile e immaginabile, che era quello che non avevamo trovato a colazione, che volevo già farti vedere. È il preferito di Mar. A me in generale non piace in giro, ma quello che fanno al 7-Eleven lo trovo simpatico. È il tamago sandwich, non lo sto vedendo. Surprise! Sei proprio bello, sei. Ce l'abbiamo, è lui. A sto punto ti avvicini qui, perché per la merenda mi serve lui, il pizza bun. Non tremare, fidati un attimo. Sta merenda in totale non ci è venuta manco 3 euro. Alla fine, per quanto possa essere scimmiottante la cultura italiana, è pomodoro con l'origano e mozzarella. Non lo puoi sbagliare. Oddio, forse sì. È efficace però. Come merenda è calda, soffice, uovo bollito, schiacciato, con l'aggiunta di la maionese QP, sale e pepe. Tutto questo spalmato su due fette morbide morbide di pan da tramezzino. Pane bianco, classico. Un po' quello snack, no? Che tipo a metà giornata sei lì che vorresti riempire quel buco che hai ma non sai come riempirlo. Bam! Questa specie di calce d'uovo è proprio perfetta per riempire quel buco. Quindi io procederei... Ma quest'uomo è un food blogger, ma hai visto come l'hai esposto bene? Io ho sbagliato tutto nella vita. Mm. Le uova sono schiacciate fino a creare proprio una crema. Anche perché la maionese QP è molto più saporita di quella che siamo abituati noi, no? Noi adesso dobbiamo andare a assaggiare la parte di merenda dolce che te l'avevo promessa, ma dobbiamo cambiare combini. Oh, ricordati che è una guida, eh? Non ti sto dicendo che colazione, pranzo, cena, merenda devi andare in giro a piedi da combini a combini, prendi una cosa e vai l'altro. Ti vengono i polpacci di Goku. È una guida, te sai che in quel posto c'è quella roba buona in base all'orario della giornata, la voglia tua. Una guida. Come promesso, seconda parte della merenda con un prodotto che di solito in realtà trovi più la mattina. Però colazione l'abbiamo fatta in maniera differente, quindi ci teniamo a fartelo vedere comunque. E a sto giro dobbiamo andare da Family Mart. Devi andare verso il reparto bakery, dove, oltre a Marco, trovi
il melon pan al melone. Lui è una vittoria perché oltre ad avere un sapore fruttato e oltre a essere soffice, ti dà quello che adesso ti descrive Mar. Questo melon pan ti dà quella sensazione, no? Quella sensazione tipo quando eri piccolo e tua nonna ti passava la paghetta sotto banco dicendoti di non farti vedere. Tu arrivavi a casa, controllavi quanto ti aveva dato, boh, era il pezzo da 50, raga. Se l'ha sbagliato o l'ha fatto apposta? No, l'ha fatto apposta perché ti voleva bene, come allora, questo melon allora, pan. Allora, intanto se hai bisogno di una ditta di investigazioni, lui, l'hai visto? Lo vedi? Fare di leccare la buccia di melone. Neanche, di più, cioè, sa più di melone questo che il melone. Alzi la saturazione il sul gusto. Il peruragno di melone, sì, è vero, sì. Aumenti la saturazione del sapore. E poi la cosa meravigliosa mentre sfasiamo è che ha questo soffice strato sopra, verdino. È la buccia. È la oh, guarda, manco rubiamo lì le cose. Ce l'abbiamo tutte, ce l'abbiamo. E alla fine c'hai tre consistenze diverse in bocca, un paio di sapori, il dolce che avanza bello prepotente, ma senza stuccarti. La componente veramente vincente di questo qui è che riesce a darti anche quella sensazione quasi acida di melone. Quindi non è quella botta del zucchero che te becchi spesso con gli altri dolci dei combini. Allora, per cena, di solito, mi immagino, hai passato la giornata a camminare, vuoi per forza di cose mangiare un combini perché c'è poco tempo, cercane uno dove ti puoi sedere. Perché comunque immagino te devi rilassare un attimo, immagini. In questo caso stiamo al Family Mart a Chiabara. Ci sono i posti a sedere, li vedi, stanno là. Cosa puoi fare nei combini? Oltre a scegliere da mangiare e mangiarlo, puoi farti riscaldare, hanno il microonde, quindi tu semplicemente ti fai la tua giornata di dicembre fredda, prendi il tuo bel curry, non so adesso prendiamo questo ad esempio, lo porti da loro, gli chiedi Sumimasen, microonde, e loro te lo microondano e poi te lo mangi seduto qua, comodo. Ti consigliamo oltre al curry che è un po' pesante ma evergreen. Ti rimane un po', cioè l'avvento col katsudon. Katsudon, riso, hai il tuo tamago e poi sotto vedete questo sottostrato di spaghetto che non manca mai. Per dolce ho preso il cream puff, quello di Family Mart è particolarmente carino, a Mark piacciono. L'altra cosa che ti devo raccontare è la tradizione giapponese di bere, soprattutto dopo lavoro, con i colleghi e quindi prepararsi allo sfondarsi. Questo ha fatto sviluppare un florido mercato di boccettine di vario genere da prendere prima o dopo l'assunzione di alcol. Io te ne consiglio una da prendere prima di bere. Quella che ti faccio vedere io è parecchio amata qui ed è a base di curcuma. Portiamo a scaldare il nostro bowl gigante e siamo pronti. E sei abbastanza fortunato, c'hai pure gli spettatori fuori che mangiano con te, emotivamente parlando. E a questo punto hai vinto perché sei pronto per la tua dose ultra di energia mega super processata, anche abbastanza bla bla, guarda quanto bla bla. E il nostro ricco primo ce lo siamo portato a casa, un po' di riso, un po' di tonkatsu. Curry è molto povero, ma quello di Family Mart mi arriva subito, sia a livello di piccantezza in gola, sia a livello di energia dopo, sento proprio che comincio ad andare in rush di zuccheri. Tu sei squadra mischione o squadra prendo un po' di riso bianco, metto nel curry e mangio? In base a sta cosa si distinguono le persone, cioè distingui le persone sane dai serial killer, sono sicuro. Cream puff, lui mi sta simpatico perché è sofficione, si vede? È proprio morbido, lo posso strappare e fartelo ammirare così. L'impasto che vorrebbe essere una pasta choux da bignè, ma non ci riesce troppo bene, è molto soffice. Ma il fatto che a livello di quantità sono 6 ettolitri di roba, per una proposta dolce la sera ci sta se ti vuoi coccolare. A livello di prezzi, anche qui siamo parlando di cene da 5 euro. Quindi vai con serenità, se l'obiettivo tuo è risparmiare. Adesso lei, la base è curcuma, quindi non so se il sapore ti piace, ma nel caso quel sentore quasi medicinale. Alla fine la quantità non è tutta sta boccetta, è un po' meno. Non ti dico lo shot, ma non ci metti nulla a finirlo. E leggenda vuole, magari un po' più di leggenda, ma leggenda vuole che in questa maniera domani mattina, non dico fresca o fresco come una rosa, ma tutto l'alcol che ti sei bevuto allo you can eat de carne wagyu non ti peserà così tanto. Post serata a Tokyo, cosa mangiare dopo aver bevuto un po', soprattutto come cercare di stare bene prima del giorno dopo, mo lo scopriamo. Ci accompagna Tommy che vive in Giappone. Allora, dopo la serata a Tokyo la prima cosa che devi fare è reintrodurre un sacco di roba nel tuo corpo e qui ci vengono in soccorso le shijimi, le vongole d'acqua dolce. Eccole qua,
Le shijimi, oltre a recuperare minerali e amminoacidi, sono pure fonte di taurina, quindi te poi stai meglio. Per introdurre invece gli elettroliti ci serve bere, e quindi Pocari Sweat. Si vede? È che ho la zuppa di vongole tra le gambe, perdonami. Se hai un po' di voglia di dolce, cioccolato e noccioline, più o meno 500.000 calorie, diabete di tipo B. Ma col sorriso. Ma col sorriso. Zuppa di vongole proprio con le vongoline. Io lo so che ti sembra qualcosa all'aspetto ripugnante, ma fidati. Buttiamo le vongolette e butti l'acqua calda. Mescoli. T'ho detto che è buono. T'ho detto che serve per stare meglio. È pure carino, dai. Dai. No, pensavo molto peggio, sinceramente. Ho scoperto qualcosa. Non sento più la lingua, ma sei scoperto qualcosa. Dopo, ti assicuro, stai meglio. Pocari Sweat, vuoi raccontare cos'è? Ah, Pocari Sweat è un'acqua che qui in Giappone utilizzano spessissimo nei periodi in cui fa caldo e quando fanno sport. È un po' l'Aquarius, non so se ve lo ricordate. Supply di ioni. Meco, ioni, buona, ti rinfresca, sa di limone. In estate questa è una salvezza. Sul suo canale è molto più serio, comunque sembra così un cazzo. Ne approfitto sui canali degli altri. Poi il momento, oh, se anche già il cioccolato, già la ragine. Si sente tutto. Sempre. Questi qui ti servono come coccola finale. Dopo aver giocato con il tuo corpo per tutta la serata. Sono belli energetici, il cioccolato fa il suo dovere. La ragine. Si fa sentire, piccante, picca. Quanto è grasso. Però è giusto. Cioè almeno da ubriare, non lo so. Dimmi le serate. Da ubriarchi va bene tutto, me lo confermerai tu. Dopo questo noi abbiamo finito ufficialmente la guida definitiva su cosa, come, quando mangiare ai combini. I combini cambierà la vita. Nel momento in cui lo proverai non potrai più tornare indietro. Questo è il mio consiglio. Vendi combini tu per me. Vendo combini, comprate un combini. Aprite un combini, apritelo, aprilo, apri un combini tu e dimmi dove sei. La prossima volta che verrai, o magari sei già venuto a Tokyo, dice qual è stata la cosa tua preferita. O la prima che proveresti. Quella che ti ha fatto il mio appetito. E noi in realtà ci salutiamo, quindi grazie al like, grazie al commento, grazie al follow, grazie di essere una bella persona. Grazie pure a Marco di averci fatto compagnia durante tutto questo video. Un gran piacere stare con te e con te. La prossima volta che vieni in Giappone potresti farlo con un viaggio di gruppo suo, o se facciamo un viaggio di gruppo insieme, non lo sappiamo. Spoilerino? Chissà, vedremo. Potrebbe essere, non lo so. Mio fratello, dimmelo tu nei commenti, cazzo. Ci vediamo presto. Io continuo a bere la nostra zuppa di vongole e miso. Che dopo il cioccolato e arachidi è la morte sua, allora, letteralmente sua. Guarda che carine, ci sono anche aperte le vongole. Cioè, simpatico. E noi ci vediamo ufficialmente in un prossimo video. Mi raccomando, spero che ti sia stata utile tutta sta avventura. Bella zia. Sì. Sì.